professore ordinario di diritto costituzionale dell'Università di Macerata per la disponibilità a partecipare a questo nostro incontro. Abbiamo finito di autoformazione. Perché autoformazione? Perché lo dedichiamo prevalentemente, almeno fino al termine, diciamo, della relazione del professor Di Cosimo, lo dedichiamo all'approfondimento del testo della riforma costituzionale. Approfondimento nel senso proprio più semplice e immediato del termine. Ci sono alcune questioni che hanno segnato la legge di riforma costituzionale. Il professor Di Cosimo, su una di queste questioni, che sono un po' quelle che trovate nel retro del volantino, cioè il bicameralismo, il costo della politica, Senato, riforma del Senato, governo, potere del governo, partecipazione e riforma del titolo quinto, quindi il rapporto tra Stato e Regioni. Lungo questi 5-6 argomenti, a seconda poi di come li aggreghiamo, Gianni farà un intervento articolato, cioè per ognuno di questi temi, oggi lui terrà, farà un'esposizione, lasciando subito lo spazio per eventuali domande, chiarimenti, riflessioni sulle questioni affrontate e prospettate. La relazione che ascolteremo, l'approfondimento che ascolteremo, non è un approfondimento a tesi, cioè ragioni per votare no, ma è una esposizione critica, secondo, cioè, nel senso della lettura critica data dal studioso di diritto costituzionale della riforma, cioè che cosa è il senso della riforma, approccio ai testi e agli istituti, agli organi costituzionali che emerge l'approccio della riforma specifica, quali sono gli effetti e le critiche alla riforma prospettata e anche, secondo parte che abbiamo visto e già vediamo nel dibattito politico e tecnico tra studiosi e studenti di diverse scuole, di diverse aree culturali, però incontro di una riforma così come ci viene prospettata, sulla quale poi dovremo organizzare invece la nostra campagna per finché la riforma stessa non passi. Quindi io non dico altro, ringrazio Gianni Cosimo per la disponibilità a sacrificare il tenuto questo argomento. Poi sarà un'altra occasione, spero, con il prossimo autunno per parlarne. Mi sa che non funziona. Si sente, ma intanto buonasera, mi scuso davvero per il ritardo di qualche minuto, ho avuto un inconveniente, diciamo, con l'orientamento automobilistico. Siamo così. E lasciatemi fare una premessa prima di entrare nel merito delle cose che ci occupano oggi pomeriggio e ci occuperanno le prossime settimane, perché il tema, sapete, è di grande importanza, almeno così ci dicono. Non funziona. Adesso. Il potente soffio. Bisogna soffiare nella vita per arrivare lontano. Stavo dicendo, lasciatemi fare una rapida premessa, è già emersa nelle parole di Roberto Acquaroli, fermo restando che ho accolto con molto piacere questo invito, anche se sono un sostituto di qualcuno, ma per gli amici, per gli amici si fa questo e altro. La premessa è questa, che per correttezza voglio dire, io non ho firmato né l'appello per il sì né l'appello per il no. Sapete che i colleghi, buona parte dei colleghi, si sono schierati.
ed è divertente vederli all'opera, sia gli uni che gli altri. Io ho ritenuto di non farlo perché penso che molto semplicemente il compito di chi fa il mio mestiere non sia tanto il farsi assorbire, diciamo, le posizioni politiche, come inevitabilmente sta accadendo, visto che il dibattito è monopolizzato dai politici e gli accademici seguono, ma di offrire per quello che si può e si riesce qualche argomento, fermo restando che questa riforma presenta aspetti contraddittori, certamente, alcuni aspetti positivi, altri meno, molto, molto meno, diciamo così. Quindi, come la vedo io, è la posizione più complessa, se volete, da spiegare, nel senso che attaccarla frontalmente forse è più facile, difenderla su tutta la linea pure non è un mestiere tanto difficile, smontarle e dimostrare che alcuni pezzi convincono e altri meno, probabilmente è la posizione più complicata, ma ognuno si sceglie, come dire, il compito che si sente più congeniale, per il quale ritiene di poter dare un contributo più significativo. Questo significa di conseguenza che cercherò di stare su un piano tecnico anche oggi pomeriggio, cercando di seguire la scaletta che Roberto mi ha proposto ora. Dunque, il primo tema che vedo qui nel vostro volantino è la questione del bicameralismo. Sapete tutti, immagino, ma dico molto rapidamente, che la riforma è molto corposa. Più o meno un terzo del testo costituzionale viene modificato. Si tratta di una grande riforma costituzionale, non stiamo parlando di intervento puntuale, come pure è capitato da ultimo, pensate alla assai discutibile modifica dell'articolo 81 recentemente. Dico assai discutibile perché è discutibile nel merito e nel metodo, è passata così rapidamente che neanche ce ne siamo accorti. Questa è una riforma ben diversa, ricorda quella del 2005 come impatto sul testo, perché appunto si modificano molti articoli, alcuni in maniera sostanziale, altri, come si dice, in maniera conseguenziale alle modifiche dei primi, ma resta il fatto che quasi un terzo del testo costituzionale viene toccato. Sapete anche, e non c'è bisogno che mi ci soffermi più di tanto, che le modifiche cadono tutte nella seconda parte del testo costituzionale, quella dove c'è l'organizzazione dei poteri, solo una norma della prima parte viene modificata, l'articolo 48, ma per un aspetto, diciamo, non particolarmente rilevante. Allora, perché dico questo appunto? Perché cercherò di stare su un piano tecnico e di seguire le indicazioni. Quindi la riforma è corposa, stavo dicendo, e tocca molti punti, la questione del Parlamento e quindi del bicameralismo da cui parterò fra un attimo, la questione del rapporto Stato-Regioni sul piano in particolare legislativo, assai trascurata nel dibattito pubblico di queste settimane, singolarmente, come se le regioni non esistessero o avessero deciso di non esistere. Poi, come sapete, interventi che stanno su un asse ancora diverso, per esempio la soppressione del Consiglio Nazionale di Economia e del Lavoro, la soppressione delle province, che va da sé, non sarà automatica se dovesse passare questa riforma, ma occorrerà eventualmente abrogare la legge che attualmente prevede le province, la legge del Rio. E poi ancora interventi che non stanno su questi due assi principali, per esempio modifiche che riguardano il quorum di elezione del Presidente della Repubblica, intervento di un qualche rilievo, oppure ancora modifiche che riguardano le fonti governative, decreto legge, viene significativamente modificato l'articolo 77, oppure ancora modifiche che riguardano la scelta dei giudici della Corte Costituzionale, in particolare i cinque che adesso sono in quota al Parlamento in seduta comune, verranno ripartiti 3 alla Camera e 2 al Senato. E altri aspetti ancora, pensate al giudizio che viene introdotto sulle leggi elettorali in via preventiva, giudizio da parte della Corte Costituzionale, una forma di giudizio preventivo, dove il nostro sistema adesso è caratterizzato invece dal giudizio in via successiva, giudichiamo di leggi che trovano applicazione, un giudizio, come si dice, concreto. Perché sto dicendo questo? Per dire dunque che al di là di quello che passa, è una riforma che tocca una serie di aspetti
è nota semplicemente sui due assi principali, fermo restando che i due assi principali sono modifica dell'assetto bicamerale e intervento collegato o meno, ne parliamo, intervento sul rapporto Stato-Regione. Sul primo asse, la questione del bicameralismo. Sapete tutti che il nostro attuale sistema è un sistema di questo tipo, sia la Camera che il Senato svolgono gli stessi compiti, sicché noi lo definiamo bicameralismo paritario più che perfetto, sottigliezze. Comunque il dato che conta è che abbiamo una situazione nella quale le due assemblee legislative svolgono gli stessi compiti, e questo è un po' singolare, francamente non trova riscontro in altri sistemi, non è esattamente la volontà del legislatore costituente, perché per esempio nel 1963 sono state parificate le durate delle legislature laddove invece erano state pensate in maniera differenziata, e altri interventi di questo tipo sono subentrati nel corso del tempo. La volontà del legislatore costituente non era avere esattamente due camere sovrapponibili, il risultato, gli interventi successivi, che noi adesso abbiamo Camera e Senato che svolgono gli stessi compiti. È un assetto che ci convince? Bisogna ragionare. Una delle ragioni che vengono discutendo e valutando, addotte a sostegno di questo assetto, è che in questo modo il prodotto, diciamo, legislativo sarebbe migliore, perché avremmo una maggiore ponderazione, si esprime, come sapete, una Camera, poi quella successiva, se interviene una modifica da parte della seconda si torna alla prima, con quel meccanismo di passaggi fin tanto che le due assemblee non si sono espresse sullo stesso identico testo. Questo argomento è un argomento che però cade se noi guardiamo la realtà delle cose. Basta considerare la qualità dei testi normativi, almeno dagli anni 80 in avanti, che è assolutamente, chiunque abbia avuto la sventura di aprire la Gazzetta Ufficiale o di consultare una legge recentemente lo sa, la qualità dei testi normativi è assolutamente insoddisfacente. Sono brutti, scritti male, sotto il profilo tecnico, ovviamente non discuto dei contenuti, della politica, delle linee politiche che esprimono, questo ho detto, è fuori dall'ambito delle considerazioni di oggi pomeriggio. Ma se la spiegazione a favore del bicameralismo paritario è che in questo modo si hanno leggi migliori perché frutto di una maggiore ponderazione, questa spiegazione non regge alla prova della realtà. Le leggi sono oggettivamente brutte sul piano tecnico. Non troverete uno che sostiene il contrario. È difficile che qualcuno difenda il bicameralismo paritario, partendo dal punto della produzione normativa. Quindi questo argomento è un argomento che alla prova dei fatti non regge. L'altra spiegazione che viene di solito addotta a difesa del bicameralismo paritario è che, vicino a questa, è che la seconda Camera sarebbe una Camera che consente una ponderazione anche sul piano del rapporto politico con il governo, e quindi avremmo un assetto, una sorta di bilanciamento, diciamo, fra le due Camere. Anche da questo punto di vista le cose convincono fino a un certo punto. Perché? Perché quello che noi abbiamo visto negli ultimi anni, è capitato più volte, è che i governi faticano in alcune situazioni ad avere una maggioranza nei due rami parlamentari. E questo è un fattore di disfunzionalità molto significativo. Che sia capitato che il governo si deve andare a cercare al Senato in particolare i voti e cerchi nelle maniere più discutibili, questa è una conseguenza del fatto che nel nostro assetto il governo deve avere la fiducia, il bicameralismo paritario vuol dire questo, deve avere la fiducia di entrambi i rami parlamentari.
Che cosa intendo dire? Intendo dire che alla prova dei fatti noi vediamo soltanto i difetti di questa situazione. Comunque le leggi non sono buone e il rischio è che noi abbiamo una situazione di instabilità, perché potremmo avere una maggioranza chiara, come è capitato in alcune situazioni alla Camera, e invece una maggioranza traballante al Senato, il che è motivo di instabilità. Non userò la parola magica che è governabilità, perché è una parola che può essere discussa, però di certo è auspicabile che il governo, in un sistema parlamentare come il nostro, abbia una maggioranza stabile, perché il cuore del sistema parlamentare è il rapporto di fiducia tra Parlamento e governo. Se il rapporto di fiducia funziona su un binario, che è quello della prima Camera, ma molto meno sul secondo, perché questo è il dato che noi abbiamo riscontrato in alcune circostanze, questo non convince, non funziona ed è motivo di incertezza, di instabilità e di cattivo funzionamento della forma di governo. Tutto questo per dire che personalmente io vedo con favore, personalmente, un'opinione, con favore l'abbandono del sistema bicamerale paritario o perfetto che si voglia, perché non c'è un motivo apprezzabile per conservarlo, e ci sono soltanto difetti e limiti, perché comunque, lo ripeto, la produzione normativa non è buona in ragione della doppia lettura. Detto in positivo, la doppia lettura non rende migliore la produzione normativa, e perché il rischio è grande, il rischio è che noi abbiamo situazioni di incertezza. Perché ho detto, è capitato almeno 3 volte, che il governo non ha una maggioranza certa in uno dei rami parlamentari. Detto questo, come dire, è semplicemente aprire un problema. Una volta che tu decidi di abbandonare il bicameralismo paritario, da lì nascono le questioni, nel senso che dal mio punto di vista hai fatto la scelta giusta, ma occorre vedere che cosa ci metti al posto del sistema attuale. Non so se è chiaro. E voi sapete che le alternative erano diverse sul piano teorico, si poteva immaginare per esempio di togliere uno dei rami parlamentari, quindi di andare in una direzione, un sistema monocamerale, oppure si poteva scegliere di differenziare i compiti, che è la scelta che fa questo testo. Ma di nuovo, una volta che imbocchi questa strada, differenziare i compiti, nascono i problemi, perché occorre capire come differenzi e che ruolo assegna la seconda Camera. E su questo si può discutere relativamente al testo che verrà sottoposto al nostro voto probabilmente a novembre. Perché dico questo? Perché sempre dal mio punto di vista, per le cose che posso capire, la scelta è buona, nel senso che l'articolo 55 e l'articolo 57 dicono, laddove dovesse passare la riforma, dicono che il Senato sarà la Camera rappresentativa delle istituzioni territoriali, quindi si va in una direzione da molti auspicata di trasformare la seconda Camera in una Camera rappresentativa dei poteri decentrati. Una volta si diceva la Camera delle Regioni, perché questo a me sembra auspicabile. Perché se mi guardo intorno scopro che è il modo più intelligente di utilizzare la seconda Camera, quella di renderla il luogo di rappresentanza dei poteri locali. Aggiungi, facendo un collegamento con le cose che diremo poi nel prossimo step, che è il rapporto Stato-Regioni, che noi abbiamo un serio problema di funzionamento proprio sul piano del sistema regionale. Il nostro sistema regionale, non so cosa ne pensate, ma oggettivamente ha dato un rendimento poco soddisfacente. Prova ne sia che è già stato modificato 15 anni fa. Il testo costituzionale cercando di migliorare il rendimento del sistema regionale. Ma questo lo diremo meglio fra un po'. E allora, per stare invece al punto che mi interessa adesso, allora, un modo intelligente, l'esperienza che di solito si prende ad esempio il modello tedesco, un modo intelligente per utilizzare la seconda Camera è renderla la porta d'ingresso dei poteri locali nelle decisioni centrali.
fare in modo che in particolare il procedimento legislativo sia risultato anche del punto di vista dei poteri locali. Dare ingresso alle regioni in particolare, sapete questo testo in una certa misura anche ai comuni, perché c'è una quota di senatori che viene attribuita ai comuni, comunque dare ingresso ai poteri locali in modo tale che la legge a quel punto sia risultato anche della sensibilità del punto di vista dei poteri locali. Perché dico questo? E perché considero questo positivo? Perché a quel punto, se le cose fossero davvero così, ma fra un attimo problematizzerò questo aspetto, se le cose fossero davvero così, noi cosa avremmo? Avremmo un sistema nel quale la legge è condivisa dal centro e dalla periferia. Una qualche legge che realizza una qualche politica, che può essere le più diverse, dall'ambiente fino all'istruzione oppure la salute, per dire materie tipicamente vicine alle competenze regionali, allora quella legge lì a quel punto sarà una legge condivisa anche dalle regioni e non sarà, con ogni probabilità, se non sono schizofreniche, impugnata, cioè non sarà oggetto di controversia, laddove invece il nostro attuale sistema è un sistema altamente conflittuale, magari diciamo un prossimo step. E dunque, se la riforma andasse in questa direzione, trasformare la seconda Camera nella Camera, nell'Assemblea rappresentativa dei poteri locali, a mio modo di vedere andrebbe nella giusta direzione. E qui però introduco un elemento di problematicità, perché dobbiamo domandarci, è davvero così? Cioè sarà davvero rappresentativa dei poteri locali come c'è scritto nel testo? Allora, a questo riguardo, l'aspetto importante da concettualizzare, sul quale concentrarsi, non è tanto quello delle competenze, che cosa farà il Senato, è importante, ma forse in subordine rispetto a un altro. Il problema fondamentale per capire se l'assetto che la riforma introduce andrà nella direzione che promette, il punto fondamentale, spero che sia chiaro nelle cose che ho detto fin qui, il punto fondamentale è chi entrerà nel Senato, la composizione, quello è l'aspetto fondamentale. Perché dico questo? Perché allora il testo intanto, come immagino sappiate, su questo punto è contraddittorio, e già un po' mi allarmo, perché cambiano la Costituzione e fanno un intervento tecnicamente assai discutibile, perché su questo punto, come sto per dire, danno indicazioni contraddittorie. Approfitto per dire che il testo, dal punto di vista della tecnica normativa, lascia desiderare non solo su questo punto. Non lo dico io, anche se io ne sono convinto perché l'ho letto svariate volte, lo dice per esempio il ministro, la ministra competente, che più volte queste settimane gira l'Italia dicendo che è un testo perfettibile, che l'intervento non è perfetto, che è immaginabile intervenire in un momento successivo. Allora, qui in particolare è chiarissimo che l'intervento che viene proposto è contraddittorio, perché da un lato c'è scritto che, come sapete, i senatori saranno scelti dai consigli regionali con metodo proporzionale, e quindi si dice in concreto che la scelta sarà in capo ai partiti, perché nei consigli regionali ci sono i partiti e se il metodo è quello proporzionale si vota, e quindi ne vanno di più alla maggioranza e di meno alla minoranza, fino a prova contraria il metodo proporzionale funziona così. E dall'altro, un altro punto, in virtù di un infelice emendamento proposto da un componente del partito maggioranza relativo e passato poi, emendamento Finocchiaro, si dice che in realtà la scelta dovrà tener conto dell'orientamento espresso dagli elettori. Allora le cose non tornano, perché il punto è chi sceglie i senatori. Allora la riforma ci dice due cose che non stanno insieme, spero di non semplificare troppo, ditemi se banalizzo troppo, cerco di essere più tecnico e noioso. Allora dicevo, questo è un punto fondamentale, in concreto da chi sono scelti questi senatori? La riforma dice due cose che non stanno insieme, stavo cercando di spiegare, perché dice, e l'ho detto fin dall'inizio, che saranno i consigli regionali a scegliere con metodo proporzionale, al che io leggo questa come una scelta in concreto, in sostanza assegnata ai partiti che nei consigli lavorano, e quindi ai gruppi consigliari, ma da un altro punto dice una cosa che è
difficile conciliare con la prima, cioè che la scelta dovrà tener conto dell'orientamento espresso dagli elettori, che è una formula un po' singolare. Sapete tutti cosa c'è sotto, c'è stato un lungo dibattito e una parte, diciamo, sia culturale che politica riteneva che i senatori dovessero essere eletti direttamente dagli elettori. Questa linea non è passata perché vi ho detto che all'inizio c'è stata la scelta invece dell'elezione indiretta da parte del Consiglio. La concessione che è subentrata all'ultimo minuto è questa formula un po' particolare. Come andranno le cose? E approfitto per dire che molta parte del dibattito, sia tecnico che politico, è un tentativo di capire come andranno le cose. Siamo tutti qui a cercare di capire come in concreto queste disposizioni diciamo orienteranno il funzionamento del sistema. Mi spiego meglio. Per esempio, il punto che sto per introdurre è una previsione. Io ritengo che le cose andranno in un certo modo, lo sto per dire, ma molte delle opinioni che circolano in queste settimane sono previsioni sia da parte dei contrari che da parte dei favorevoli. Cioè gli uni dicono, secondo noi le cose andranno in un certo modo, secondo invece gli altri andranno in un modo opposto. Ed è tutta qui la difficoltà. Non siamo chiamati a votare al referendum un testo che chiaramente andrà in una direzione, perché poi la prassi, l'applicazione, diciamo il ruolo che le forze politiche avranno nell'applicazione potrà portare in una direzione o in un'altra. L'esempio è questo che sto per dare. Perché come andranno le cose? Molto probabilmente andranno così, che la scelta fra attribuire la decisione in merito ai senatori al Consiglio regionale oppure agli elettori sarà rimessa alla legge elettorale, perché lo dice lo stesso testo, che occorrerà con legge bicamerale approvare la legge elettorale in merito al Senato. Il che significa che quando andremo a votare a novembre noi questo nodo non lo vedremo sciolto. Non so se è chiaro. Questo è un punto, per come la capisco io, di grande importanza. Noi a novembre non sapremo come verrà sciolto questo nodo, cioè se sostanzialmente la scelta resterà in capo ai partiti o in una qualche formula tutta da inventare verrà attribuita ai cittadini, precisamente agli elettori. Perché non lo vedremo sciolto? Perché a novembre non ci sarà ancora la legge elettorale, che ovviamente andrà approvata dopo l'eventuale entrata in vigore della riforma. Okay? Quello che sappiamo però è che se non dovesse arrivare la legge elettorale, cosa pure possibile, ipotizzabile, non trovano un accordo, oppure comunque per un periodo non riescono a trovarlo, c'è una norma transitoria che ci dice semplicemente che dei due corni è il primo che vince. Cioè in concreto la scelta starà in capo ai partiti rappresentati nel Consiglio regionale, in forza di questa norma transitoria. Perché mi sono soffermato così tanto, non so se ho già esaurito il tempo per questo primo step, su questo punto? Perché se le cose dovessero andare come io ho previsto, cioè che la scelta sostanzialmente sarà in capo ai partiti rappresentati in Consiglio regionale, ecco che il disegno così interessante di trasformare il Senato in una Camera rappresentativa delle regioni, dove l'emersione è quella degli interessi territoriali, dove lo scontro è fra interessi di territori, quel disegno lì cade, perché noi probabilmente avremo uno scenario molto diverso. Lo dico ancora meglio, sì, e poi sono ipotizzabili due scenari in merito al concreto funzionamento del Senato. Primo scenario, quello promesso, fatto diciamo che la riforma ci fa intuire, è che avremo un Senato nell'ambito del quale le logiche dello scontro saranno molto diverse rispetto alla Camera. Perché? Perché alla Camera ci sarà lo scontro fra maggioranza e minoranza, una maggioranza che sostiene il governo e una minoranza che si oppone, come adesso. E quindi sarà uno scontro fra partiti, quelli che stanno in maggioranza contro quelli che stanno in minoranza. Invece, se io dovessi, come voglio fare, prendere seriamente la riforma, dovrei ritenere che al Senato non dovrebbe essere così, perché dovrebbe esserci invece un dibattito su una linea di frattura molto diversa, non maggioranza-minoranza e quindi non partiti,
ma interessi territoriali, le Marche che si contrappongono, ipotizzo, la Lombardia, in merito alla disciplina, che so, di un certo tema, non so, la piccola industria, e quindi l'interesse delle Marche è assai diverso da tutto là, da quello della Lombardia, in merito a quella disciplina. Allora, se fosse così io sarei convinto dell'importanza di questa riforma, perché avremmo appunto una legge che sarà il risultato anche degli interessi territoriali, e quindi una legge che sarà condivisa e quindi darà un contributo migliore, come dirò fra un attimo, anche al funzionamento del sistema regionale. Ma se le cose andranno come invece temo che andranno, noi avremo semplicemente l'altro scenario, non questo primo, quello migliore, ma uno scenario deteriore, diciamo, nel quale il Senato sarà semplicemente un doppione della Camera, perché se al Senato avremo che i senatori saranno scelti dai partiti, ecco che i senatori si aggregheranno in gruppi partitici, così come accade alla Camera, ed ecco che lo scontro sarà identico a quello della Camera, cioè una maggioranza contrapposta a una minoranza, la maggioranza che sostiene il governo e una minoranza che vi si oppone, laddove questo non dovrebbe accadere al Senato, perché al Senato non c'è il rapporto di fiducia col governo, e dovrebbe esserci una logica dello scontro fra le componenti interne secondo, come dire, una faglia di contrapposizione diversa. Lo dico così, il luogo dello scontro maggioranza-minoranza dovrebbe esserci uno scontro fra interessi territoriali. Questo è il disegno che viene ipotizzato, io temo che le cose non andranno così. I dati che leggo, potrei essere più preciso dandovi le norme che accreditano questo secondo scenario, perché va detto di passaggio, ci sono norme che sostengono il primo nel testo e norme che sostengono il secondo scenario, ma per come la capisco io ora, molto probabilmente, almeno nella fase transitoria, fin tanto che non interverrà la legge elettorale, le cose andranno nel modo che temo, cioè il Senato sarà un doppione della Camera nel quale comunque ci saranno i partiti e comunque ci sarà una logica assolutamente, come dire, legittima, è corretta e giusta alla Camera, ma impropria al Senato, se tu vuoi che sia effettivamente il luogo della rappresentanza degli interessi territoriali. Dica. Come no? Per il passaggio che lei ha detto, no, che in teoria dovrebbe essere il Senato, se tutto andasse bene, diciamo, adesso io parlo in parole molto semplici, lo scontro tra realtà territoriali nascoste, in qualche modo uno dovrebbe riguardare un po' i suoi interessi. Questo non sarebbe anche un po', cioè uno scontro tra regioni relativamente a certi interessi che di fatto comunque vanno tutelati da tutti i cittadini di tutta l'Italia, non è un po' un controsenso, cioè un rischio anche, non so se sono stata chiara. No, molto chiaro, certo. Dica. Sì. Hanno competenze diverse. Sì. Allora intanto rispondo al signore di pure. Dunque, su questo problema è interessante l'esempio tedesco di Rastatt, come hanno risolto il problema, perché il principio della concorrenza è esattamente il contrario di quello che è inteso in Italia, cioè la concorrenza in Italia è intesa come e in Germania è intesa come o. Per esempio, ci sono normative e legislazioni molto importanti date in competenza data alla regione, poi c'è la legislazione federale che può avvocare a sé e escludere. Per quanto riguarda il DASTA della Camera delle Regioni, in Germania hanno risolto questo problema del secondo scenario, cioè che la politica non è più un semplice principio, è stato ribadito dalla Corte Costituzionale tedesca, cioè c'è il vincolo di mandato. Il Ratzlag è eletto esattamente come partito, come prevede la riforma, non è eletto direttamente dagli elettori, con un vincolo di mandato, nel senso che quello che decide il Land vincola tutti i rappresentanti del Land in seduta comune al Bundestag. E facciamo un esempio, se la regione è di centro-destra e magari
tra dei componenti, secondo me proporzionale, anche di centro-sinistra, i componenti di centro-sinistra non possono votare se il governo del governo di centro-sinistra o di centro-sinistra. Quindi c'è un vincolo di mandato limitato che riguarda un po' il vincolo di mandato, quello che noi non abbiamo rispetto ai partiti, mentre invece c'è rispetto alla decisione che è. Ma in Germania c'è una politica federale, non c'è una riforma federale. Questa è la tecnica. Io ho un libro, sono andato a riprendere un libretto di un signore che è Arturo Carbonero, che è stato un costituente, e che ha scritto nel 1946 a scopo didattico, cioè esattamente quello che stiamo facendo qui, a scopo didattico, si chiama cos'è la Costituzione. E quindi ha scritto prima che venisse eletta la Costituente e prima delle riforme. E dice che cos'è la Costituzione. Al di là di che c'è anche questo del dottor Duccarellanese. Ma dice una cosa fondamentale sull'ultimo capitolo, tra l'altro c'è la prestazione di Zagreb, quindi sarebbe anche interessante, perché è molto attivo. Dice una cosa fondamentale sull'ultimo capitolo, dice punto di pensare, studiare, avere idee chiare, e fa un riferimento alla tecnica e alla politica. Questo naturalmente, qui si tratta di parole che non hanno cittadinanza nel disegno di riforma. Dice, le fiducia dei uomini che saranno eletti a far parte della Costituente è bene, ma non sarebbe saggio rimettersi completamente al loro valore. Ogni legislatore deve essere guidato, comportato dalla coscienza del suo popolo. E si può pensare ad una tecnica che sostituisca la politica, quasi perché se una tecnica che proceda senza mettere la ragione, e quasi che le mente non siano funzione di un ideale di bene. Ci siamo di fronte, a una tecnica. Non solo, non sa che cosa persegue, cioè non è un dettato costituzionale, non è una semantica costituzionale di quella legge, quindi non può nemmeno aspirare a sostituire una costituzione, è cioè, il tenore, la semantica di una legge ordinaria che quindi tutti i vizi che diceva con una tecnica fatta molto male, equivoca, e quindi non può essere un testo costituzionale. Questo è il problema di fondo. Non ha la dignità di testo costituzionale. Vogliamo fare dei paragoni con la Costituzione americana, con la Costituzione tedesca. La Costituzione americana è stata scritta nel 1787. Ci sarà stato qualche cambiamento. La Costituzione tedesca, che non è la Costituzione ma la Grundgesetz, la norma fondamentale, è stata scritta nel 49. Ci sarà stato qualche cambiamento nella Germania. Non è stata modificata. La regola ci sarà. Quindi sembra, da noi sembra che ogni volta che c'è un cambiamento bisogna cambiare la Costituzione. Non si cambia la Costituzione, si cambia la legislazione ordinaria. E quindi non c'è la politica, questo è il problema. Posso rispondere a questa idea intanto? Allora, comincerei dalle cose che diceva Lena. Intanto sì, è stata cambiata la Costituzione tedesca, ma non in maniera così, diciamo, corposa. Per dire, la Costituzione tedesca è stata cambiata per prendere come punto di riferimento l'Unione Europea, cosa che noi anche in questa occasione non facciamo, che è molto singolare. Perché poi si potrebbe anche parlare di ciò che non c'è nel testo di riforma. Per dire, non c'è la costituzionalizzazione delle conferenze Stato-Regioni, che invece è uno strumento che negli anni ha dato buona prova. Non c'è la costituzionalizzazione, scusa, di tutte le autorità indipendenti, certo, come forma, certo, di articolazione. Allora, è vero quello che diceva Lena, cioè il sistema tedesco è un sistema nel quale nella seconda Camera, nel Bundestag, sono di diritto componenti i governi regionali, anche per venire l'osservazione della signora. E lì c'è una semplice regoletta, che è uno questa questione del vincolo del mandato, ma poi c'è il voto unitario, il che significa che la Baviera, per esempio, ha sei diciamo, componenti di diritto nell'organo, basta che ne vada uno e vota per sei. Questa regoletta qui vi dice che è pensata in relazione all'emersione dell'interesse. Allora, loro sono quelli che governano la Baviera e quindi hanno per le mani una serie di dossier. Hanno a cuore, che so, l'industria automobilistica di quella regione, ne discutono, stanno implementando politiche a livello territoriale, poi quando vanno a Berlino per votare la legge federale, ecco che basta che ne vada uno e vota per tutti, perché
è il risultato di una valutazione che fanno, corretta o meno questo non ci interessa, ma una valutazione che fanno dell'interesse di quel territorio, per dire che è un meccanismo, una regola coerente con l'idea che la seconda Camera sia effettivamente rappresentativa dei territori. Non è un sistema perfetto, non esistono sistemi perfetti sotto il cielo dell'organizzazione dei poteri, eh? Chi ce lo racconta, racconta fumo, perché i tedeschi sono insoddisfatti del loro, gli americani non riescono a cambiarlo, ma è un sistema altamente discutibile, quello nel quale la California ha due senatori come il più piccolo degli stati e via enumerando. Però è un sistema pensato con una logica, quello tedesco, perché effettivamente asseconda l'emersione dell'interesse territoriale. E vengo un po' alla questione, diceva la signora, questo non può essere pericoloso? Non lo so, si può discutere, io lo vedo invece come un elemento di chiarezza, perché gli interessi sono oggettivamente diversi anche oggi, non è che cambiando le regole tu renderesti diversi interessi, gli interessi sono diversi perché diversi sono i territori, quindi le realtà socio-economiche. In questo modo tu strutturi il sistema istituzionale in modo tale che l'emersione di interesse sia più facile, meno equivoca, diciamo, e transiti direttamente rispetto al decisore. Perché dico questo? E poi magari vengo anche all'osservazione che faceva lei. Perché dobbiamo aggiungere un secondo pezzo, se no non si capisce. La riforma è pensata così. Uno, ho cercato di dire qualcosa adesso. Il Senato cambia, diventa una cosa diversa, con le ambiguità che ho detto in merito in particolare alla composizione, e lascio in sospeso l'osservazione che si faceva sulla competenza, ci arriviamo con un attimo. Questa trasformazione numero uno, diciamo, che riguarda il Senato, sta insieme, si tiene insieme con invece l'altra gamba della riforma, che è ripensare i rapporti Stato-Regioni, di questo voglio dire qualcosa. Alcune osservazioni introduttive, intanto l'ho già accennato, su questo secondo punto, diciamo, già siamo intervenuti soltanto 15 anni fa, c'è stata una riforma nel 2001, portata avanti fra l'altro sempre dal centro-sinistra con lo stesso obiettivo di vincere le elezioni, e non andò così all'epoca, ma lasciamo perdere queste osservazioni, ma soltanto 15 anni fa si è intervenuti in una maniera ben precisa, lo ricorderete. All'epoca la parola d'ordine del dibattito politico era federalismo, che è una parola che ha una sua dignità. L'idea era quella appunto di valorizzare, di potenziare le realtà locali, e la riforma del 2001, in particolare l'articolo 117, che è lo snodo nel rapporto fra Parlamento e consigli regionali, era una riforma che andava in una precisa direzione: valorizzare il legislatore regionale. Cosa è successo? È successo che quella riforma abbia in concreto fallito, non c'è più nessuno che la difende, per contraddizioni interne, per motivi sui quali, se volete, io mi soffermo più avanti, se avete curiosità. Ci sono delle ragioni ben precise per le quali la riforma del 2001, solo 15 anni, è fallita. Perché l'ho ripetuto due volte solo? Perché non si cambia la Costituzione ogni 15 anni, e qui c'è la questione che vi diceva Lorena. Se tu cambi frequentemente rischi di trasformare la Costituzione in un testo normativo, in una legge, perché le leggi insomma, capisco che possono cambiare frequentemente perché cambiano le maggioranze, e la legge è lo strumento della maggioranza per realizzare la propria visione, la propria politica. Allora, che una legge cambi a seconda delle maggioranze ci sta, è giusto, è corretto. Abbiamo vinto le elezioni, vogliamo trasformare l'università a misura di come ci piace, e facciamo la legge Gelmini, ok? Per affossarla l'università. Ma la Costituzione dovrebbe essere qualcosa di diverso. La Costituzione, ci dicono tutti, nessuno lo smentisce, deve essere invece il luogo nel quale maggioranza e opposizione si riconoscono, e quello nel quale si fissano le regole del gioco, per usare questa immagine un po' abusata, e quindi non può cambiare molto frequentemente. Fatto sta che su questa seconda partita, rapporto Stato-Regioni, noi dopo 15 anni soltanto cambieremmo. In che modo? Andando esattamente, come sapete, nella direzione opposta. Mentre nel 2001 l'ambizione era quella di valorizzare i territori, e quindi in particolare i consigli regionali, questa riforma resetta, diciamo, l'ago della bilancia è girato esattamente nella direzione opposta,
E il risultato sarebbe una mortificazione molto forte dei consigli regionali. Vediamo un po' pro e contro, come sempre, cercando di farlo in maniera lucida. Quelli che dicono che è una giusta soluzione portano questo argomento, dicono di fatto le cose sono così, perché nel corso degli anni una corposa giurisprudenza della Corte Costituzionale è intervenuta modificando di fatto l'orientamento del 2001, perché nel 2001 avevano immaginato un sistema che non funziona, e la Corte, chiamata ripetutamente a decidere sui contrasti fra Stato e Regioni, ha delineato un sistema tutto diverso. E allora questa riforma prende atto di come in concreto, in realtà, in virtù di queste sentenze della Corte funziona il sistema e lo consacra, diciamo, lo codifica, il che è parzialmente vero. Cioè, è vera la premessa, la riforma del 2001 è fallita, è vero, diciamo, la conseguenza di questo, è dovuto intervenire un soggetto che è la Corte a risolvere molti conflitti, e si tratta di capire poi se effettivamente però il modo con il quale la riforma attuale prende atto di questa situazione, diciamo, è fedele rispetto all'orientamento della Corte Costituzionale. Non so se mi seguite, voglio essere un pochino più preciso. Questo punto è punto decisivo, mentre per quanto riguarda la prima partita ho detto prima il punto decisivo è la composizione. Per capire la questione Stato-Regione, il punto decisivo è il conflitto. Allora, è vero che noi abbiamo un sistema molto conflittuale, tant'è che in particolare nel 2001 il conflitto, cioè la contrapposizione tra le regioni e lo Stato, è esploso in maniera esponenziale. La Corte Costituzionale ha cominciato a decidere in maniera ripetuta molte sentenze, e allora tutto questo non è soltanto una questione che rende felici gli avvocati delle regioni o piuttosto il governo, diciamo, non è solo una questione da tecnici, è anche un indice, è un indice di un sistema che non funziona. Se l'applicazione della legge approvata ieri dal Parlamento resta sospesa per un anno e mezzo, di fatto, perché pende davanti alla Corte Costituzionale una sentenza relativamente a quella legge, ecco che noi abbiamo un sistema che funziona male, che ci piaccia o meno il contenuto di quella legge lì. E questo è capitato in continuazione, capita in continuazione. Perché? La risposta che do io è, ragioni tecniche che lascio in sospeso, se siete curiosi le introduco più avanti, ma di fatto perché noi abbiamo un sistema nel quale le regioni non hanno ingresso alla decisione politica centrale, cioè non abbiamo la seconda Camera rappresentativa delle regioni. Ecco che la riforma, quindi, a questo punto di vista promette qualcosa di intelligente, perché trasforma il Senato in Camera rappresentativa delle regioni, quindi hai un effetto positivo su questa partita, perché avresti abbattuto il contenzioso. Perché avresti abbattuto il contenzioso? Perché la legge sarebbe votata anche dal Senato, dove stanno dentro le regioni, e allora quella legge lì non sarebbe impugnata davanti alla Corte Costituzionale, sarebbe applicata con convinzione dalle regioni. Non so se è chiaro. Questo è il paradiso. Noi avremo, passeremo a un sistema nel quale Stato e regioni passano il tempo a contrapporsi, un sistema nel quale invece collaborano alla confezione della legge statale a livello centrale, che poi viene applicata in maniera convinta dalle regioni. Andrà davvero così? La risposta l'ho già data, probabilmente no, perché per funzionare in questo modo dovresti avere un Senato nel quale emergono gli interessi regionali e non dove la logica è maggioranza e opposizione. Non so se è chiaro, perché se la logica fosse che il Senato comunque risponde alla, diciamo, frattura maggioranza-opposizione, ecco che le regioni comunque potrebbero impugnarla quella legge lì, perché sarà espressione di logiche, diciamo, di visioni assolutamente legittime, ma che vedono estranee le regioni gli interessi territoriali. Quindi, cerco di dirlo così, le due parti principali della riforma stanno insieme, perché come sono state pensate? Trasformare il Senato in Camera Presidente delle Regioni in modo da avere un effetto deflattivo del contenzioso sulla seconda parte, e quindi rapporti Stato-Regioni migliori, e quindi un sistema che funziona meglio, perché la politica viene condivisa con
qualsiasi politica che viene poi trasfusa nella legge, e la legge viene applicata dalle regioni, perché poi c'è il ministero qua a Macerata, ma ci sono le regioni, i comuni sul territorio. No, tutto questo però di nuovo è altamente problematico, perché il punto centrale che ho enunciato prima mette in discussione questo passaggio, perché se nel Senato, lo ripeto, l'emersione, il confronto non sarà secondo una linea di frattura degli interessi territoriali, avrai una legge che comunque sarà espressione della politica nazionale, anche se quello si chiamerà Senato rappresentativo delle istituzioni territoriali, come dice il testo. E quindi di nuovo potresti avere che cosa? Di nuovo conflittualità, in teoria almeno. Lo dico così. Per diciamo avere successo, tutti noi ce lo auguriamo che abbia successo, no? La riforma dovrebbe conseguire un risultato di questo tipo, un risultato deflattivo, meno contenzioso, meno contrasto, e quindi un sistema che, in luogo dello scontro, ha la logica della collaborazione fra centro e periferia. Sarà davvero così? Ne dubito, o comunque è problematico, perché torna il nodo che ho enunciato prima. Per essere davvero così dovresti avere un Senato realmente rappresentativo delle regioni. Però se poi invece le regioni sono tagliate fuori, diciamo, dalla confezione di quella legge, perché i senatori risponderanno agli indirizzi dei partiti, perché avremo lo scenario numero due che non c'avevo prima, cioè quello del doppione, ecco che il rischio del conflitto, il rischio dello scontro centro-periferia resta. Non so se è chiaro questo passaggio. Aggiungo qualche elemento in più. Quindi sono pensate insieme, e questo vi dice anche di passaggio, che quell'idea che qualcuno, anche i miei colleghi, aveva formulato di fare quesiti, di fare più quesiti, no? Spacchettare, quello è il verbo che non mi veniva, terribile, quasi brutto come implementare. Dicevo, di spacchettarli non funziona. Perché non funziona? Perché se passa per esempio il sì al primo quesito e non passa al secondo, è un sistema pazzesco, perché sono pensati insieme le due gambe. Non sto contestando l'idea che agli elettori si offra la possibilità di esprimersi sulle parti della riforma, ma questo andava fatto ab origine, cioè anziché fare un'unica legge occorreva fare più leggi costituzionali che magari avrebbero pure potuto viaggiare parallele sulle varie parti. Allora tu avresti avuto tre o quattro parti, tre o quattro leggi, e potevi votare tre o quattro volte, ma questo non è, e quindi con ogni probabilità, anzi quasi certezza, non potremo esprimerci sulle singole parti. È uno dei motivi di complicazione del voto di novembre, come sapete. Occorrerà dire sì o no a tutto, e per me sarà complicato, perché io ho detto che alcune cose mi piacciono e altre no, e forse non sono l'unico che si trova in queste condizioni, e quindi occorrerà fare un giudizio di prevalenza: sono più le cose che non mi convincono o più quelle che mi convincono, e poi cercare di capire perché non mi convincono. Allora, torno sulla questione, diciamo, dello Stato Regioni, che ho detto già qualcosa collegandola al primo tema. Aggiungo la riforma, un altro aspetto. Fa un'analisi e dice: il conflitto sul piano legislativo nasce soprattutto dalla previsione del sistema attuale della potestà concorrente. Non so se ne avete mai sentito parlare, immagino sì. L'attuale articolo 117, al terzo comma, qualcosa diceva anche Roberto, al terzo comma prevede per una serie di materie anche significative, per esempio la sanità, per dire, è materia concorrente, prevede l'intervento contemporaneo, se così posso dire, della legge statale e della legge regionale, o meglio, contemporaneo ma con compiti diversi. L'idea di questo terzo comma, articolo 117, è che la legge statale metta quelli che si chiamano i principi fondamentali della materia, faccia le scelte più corpose, diciamo, e poi le singole regioni possono dare sviluppo, concretizzare quei principi fondamentali, che è un'idea sulla carta intelligente, molto più complicata in concreto, per la semplice ragione che non c'è un criterio matematico per distinguere dove finisce il principio e dove comincia la norma di dettaglio.
non so se è chiaro. Noi non disponiamo di un meccanismo per capire dove c'è il principio fondamentale e dove comincia la norma di dettaglio. E questo vi spiega perché spesso e volentieri materie concorrenti sono ragioni di conflitto. È vero, ci sono una serie di ricorsi dall'uno o dall'altro, il governo o le regioni, alla Corte, motivati dal fatto che la linea di confine fra il principio fondamentale e la norma di dettaglio non è chiara. Gli uni interpretano che sta un po' più là e gli altri interpretano che sta un po' più qua, e quindi vanno alla Corte. Allora, l'analisi di chi propone questa riforma è che il contenzioso sta prevalentemente lì. Io invece ritengo, penso di avere qualche ragione, che, come ho detto, sia in parte lì, ma non è la parte principale del contenzioso. Se noi andiamo a guardare la giurisprudenza della Corte Costituzionale di questi 15 anni, scopriamo che il contenzioso nasce soprattutto dall'esistenza di quelle, su questa parte dovrò essere un po' tecnico, ditemi se sono più noioso di prima, dall'esistenza di alcune materie riservate alla legge statale che hanno una caratteristica particolare, i tecnici le chiamano materie trasversali, cioè ci sono una serie di leggi statali ai quali è attribuito un compito, per esempio tutela della concorrenza oppure tutela dell'ambiente. Stiamo all'esempio di tutela dell'ambiente, che forse è più chiaro. Allora, tutela dell'ambiente, dice secondo comma articolo 117, competenza della legge statale, benissimo. Ma questa previsione qui è una previsione complicata, perché non si individua un ambito preciso, ma un obiettivo. L'obiettivo è tutelare l'ambiente. Ragion per cui, fin dal primo momento, tutti noi abbiamo capito che tutelare l'ambiente significa fare norme anche che cadono in ambiti materiali diversi, per esempio in agricoltura, per esempio nel turismo, per esempio nell'industria. Cioè, in ciascuno di questi tre comparti, diciamo, economici, c'è un profilo ambientale. E allora, qual è il dato? Se tu tieni conto, per esempio, che il turismo è materia regionale, la tutela dell'ambiente consente alla legge statale di entrare nell'ambito riservato alla legge regionale. Non so se è chiaro questo passaggio che ho detto. Era per dire semplicemente che se io vado a guardare, come purtroppo faccio per mestiere, le sentenze della Corte Costituzionale che riguardano il rapporto Stato-Regioni, scopro che non è vero che il conflitto nasca soprattutto dalle materie concorrenti, ma nasce soprattutto dalle materie esclusive statali, laddove per esempio si attribuisce il compito di tutelare l'ambiente. Allora lo Stato fa una legge che finisce con l'entrare, di mettere le mani in pasta nelle materie regionali. Allora la regione si arrabbia, dice: ma come? Il turismo è una materia che dovrebbe stare tutta a me e tu fai una norma che invece mi interferisce. Allora impugna. Perché sto dicendo questo? Per dire che se l'analisi di chi propone la riforma è: togliendo le materie concorrenti come fa la riforma, cala radicalmente il conflitto, che è il problema del nostro sistema regionale, ho detto, uno dei problemi, poi ce ne sono altri, la pochezza delle classi dirigenti regionali, bla 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 bla, ma insomma, sul piano tecnico il problema principale è questo, no? Noi abbiamo un sistema conflittuale, l'analisi non è corretta, perché il contenzioso non nasce soprattutto dalle materie concorrenti, ma nasce prevalentemente nelle materie esclusive statali, che consentono alla legge statale di interferire nei campi riservati alla legge regionale. Lì c'è il maggior contenzioso. Allora, se è vera questa cosa che sto dicendo, la riforma non risolve il problema, perché quel contenzioso lì resta, anzi aumenta, perché una serie di materie che erano concorrenti, una volta che tu togli le concorrenti, diventano esclusive statali. Sapete che la gran parte dei concorrenti, qual è l'operazione? Le portano in capo al Parlamento. Quindi il rischio del contenzioso resta con questa operazione. Aggiungi che l'operazione poi ha altri profili di ambiguità di cui forse saprete, cioè dicono togliamo la potestà concorrente perché è ambigua, lo ci ho detto anch'io, ed è vero, non sai esattamente qual è la differenza tra principio fondamentale e norma di dettaglio. Bene, tolgono e io sono qui a dire grazie di questo favore che mi fate, mi spaccherò meno la testa, ma in realtà poi cosa mettono? Mettono le norme generali e comuni, o una formula di questo tipo, per alcune materie, che è un'altra formula che desterà ambiguità, cioè qualcuno dovrà stabilire se la norma è generale oppure se non lo è, se la norma è comune oppure se non lo è, e quindi c'è di nuovo il rischio, con questa formula nuova che è prevista in luogo di quella precedente, di contrasto, di conflitto. Perché sto dicendo questo? Cercando di dare anche una risposta rispetto alle competenze
che vengono attribuite, perché la riforma su questo secondo piano, che ho detto in premessa è molto trascurato dal dibattito, ma un piano importante, è molto trascurato dal dibattito, dico una cosa di passaggio, perché le regioni sono totalmente assenti, immagino un senso di colpa rispetto alla condizione in cui versa il nostro regionalismo, e perché è un tema che non sta nelle corde dell'opinione pubblica, diciamocelo con chiarezza. Il vento che diciamo spira attualmente è un vento contrario al regionalismo, e la riforma se ne fa interprete. Non so come la pensate voi, io ritengo che comunque il regionalismo sia stato un punto di avanzamento della riforma del 48. Ci siamo già arrivati tardi, perché solo nel 1970 sono state istituite le regioni ordinarie, quelle speciali sono partite prima. Ma perché è stato un punto di avanzamento? Per una semplice, fondamentale ragione, fondamentale. I padri costituenti avevano intuito che spezzare il potere è importante nell'interesse, diciamo, del pluralismo e della tenuta dell'assetto democratico. Però ci sono vari modi per controllare il potere, un modo intelligente è spezzarlo sull'asse centro-periferia, ok? E nel 48 la direzione era quella, qualche, anche sia poco, qualche elemento di politicità, di qualche scelta politica sta in capo anche alle regioni, e per questo le regioni fanno le leggi e i comuni no. Quindi un po' di politica importante, qualche scelta di opportunità spetta anche alle regioni. Ora, se passa questa riforma, tu hai una mortificazione assoluta dei consigli regionali, se volete ne parliamo, ma quindi avremo un sistema nel quale i consigli regionali avranno un ruolo irrilevante, e questo elemento che a me sembra interessante del 1948 viene meno, perché non sarà effettivamente spezzato il potere politico sull'asse centro-periferia, ma sarà tutto ricondotto al centro. Avrai delle regioni che saranno dei grandi enti amministrativi, dei grandi comuni, cioè implementeranno, applicheranno le leggi, ma non faranno leggi, perché non avranno spazio per farle, che è molto diverso applicarle e farle, perché quando le fai un po' di decisione ce la metti, un po' di autonomia politica. Allora, tutto questo sarebbe anche accettabile, e chiudo su questa seconda parte, se le regioni avessero effettivo ingresso nel circuito decisionale centrale. Cioè, il disegno non è sbagliato della riforma: ti tolgo potere a te consiglio regionale, perché te ne concedo a te sistema regionale complesso nell'ambito del Senato. Ok? Ma torniamo al nodo dal quale io sono partito. Se il Senato fosse realmente rappresentativo delle regioni, se invece i senatori, pur scelti dai consigli regionali, risponderanno a logiche della politica nazionale, quindi alle indicazioni dei partiti, secondo l'asse invece della fiducia con il governo, ecco che di fatto le regioni hanno perso competenza e spazi di decisione politica sul lato dei consigli regionali, la dico in maniera drastica, e forse non ne guadagneranno effettivamente rispetto alla tutela degli interessi territoriali sul lato del Senato. Di nuovo, però, questa è una previsione, bisogna vedere, magari le cose non andranno così. Quindi il disegno della riforma però ha un senso se le regioni recuperano, diciamo, sull'asse del Senato ciò che perdono dal lato dei consigli regionali. Tutto questo si tratta di vedere se sarà davvero. C'è quell'elemento che dicevo, chi sceglie i senatori? Perché chi sceglie decide poi del concreto funzionamento del sistema. Questa è la forza. Dica. Sì. Doppia domanda. La prima è se le risulta, oppure no. Cioè, se è una bufala, se è una falsa interpretazione, perché il fatto giornale dell'ermeneutica attuale, che è molto lo ha fatto capire, indipendentemente dalle serie osservazioni che ha fatto lei nel rapporto tra il Senato e la Camera, si dice, parlo della bufala, che il Senato avrebbe o potrebbe avere una funzione fondamentale
al prossimo Senato, sono fondamentali relativamente alla recezione, oppure no, delle indicazioni europee. E mi sembrerebbe, se fosse vero questo che sto per dire, una cosa davvero contraddittoria rispetto a, come dire, a questo tentativo anche, come dire, intelligente da lei fatto nella relazione, tentativo di come dire, fare una sorta di meritocrazia di una regione possibile, di un Senato possibile, che si diminuisce i contrasti. Questa è la prima domanda. La seconda domanda è di tipo elettivo. Parlo dei senatori eletti. Sono senatori eletti in relazione al principio di transitività, cioè transitività, nel senso che il consiglio, consiglieri regionali del Marzo, della Lombardia, effettivamente sono soggetti votati, pubblicamente, se sono andati al consiglio come sindaci, sono votati, quindi uno potrebbe immediatamente dire chi più di loro rappresenta il territorio, il consigliere regionale e il sindaco, ma allo stesso tempo perché il legislatore ecco, no, arrivavo lì, è appunto parlavo di falsa transitività della falsa transitività, se A uguale a B uguale a C, A uguale a C, siccome il consigliere regionale è stato votato dal popolo, il popolo si è già espresso. Lo so, ma è questo che voi vuoi chiedere al punto di giornalista. È così il sindaco, cioè apparentemente no, c'è tutta un'evidenza logica che il consigliere regionale, chi più di un consigliere regionale è stato eletto dai suoi concittadini, diciamo così, che non è sindaco. E però mi pare un po', come dire, una cosa un po', come dire, surrogata, ibrida, un trucco per togliere al popolo, comunque lui voglia votare, naturalmente una selezione diretta anch'essa dei singoli senatori. Ecco perché la legge non prevede che fa questa specie di gioco a porcella, che è con la posizione delle tre carte. Perché la logica della Corte voto, la faccia degli elettori deve essere interna. Certo, no, no, ma io il punto è leggere il sindaco, magari in una realtà posto questa questione. Roberto, ci vediamo dove finisca? Non è che finisca, no? Finisce? Dopo se no alla fine rischiamo, ho capito, ci abbiamo un poco tempo per le domande. Così smozzicato. Francesco Panzer. Voce. Quello che noi definiamo come territorio, cioè l'unità di analisi, chiamiamola così, di territorio, in un contesto europeo internazionale della globalizzazione, probabilmente deve essere pensata in maniera molto diversa da quella che è stata pensata nel 48, dove c'era già la bisaglia dell'internazionalizzazione, ma non c'era la cultura globale. Allora mi chiedo, se il nostro ambiente di lavoro politico è di fatto l'Europa e una dimensione internazionale, se non sia in realtà l'Italia la nuova regione da considerare, quindi questa forma di accentramento del potere sia un ripensamento reale in funzione di una rappresentanza del territorio più adeguata in un altro ambiente che quello europeo. Io volevo solo richiamare un ulteriore elemento di ambiguità rispetto alla composizione del Senato e ai rischi forti a cui accennava il professore, e cioè il fatto che non ci sono solo rappresentanti delle istituzioni territoriali, è prevista la presenza di senatori nominati dal Presidente della Repubblica ed è prevista la presenza di ex Presidenti della Repubblica. E poi volevo richiamare una, come dire, una piccola maldicenza, una curiosità che mi ha molto colpito. In appendice a una sua pubblicazione, uno dei principali, da quello che so, ispiratori della riforma, cioè il professor Cusano,
ha pubblicato la proiezione politica della composizione del Senato, la ripartizione dei senatori tra diversi partiti, cioè proprio la tabella con la ripartizione, quindi è una spia eloquente rispetto al rischio che spaventava lei. Che faccio? E dunque, o rispondi alle domande oppure fai un'ultima parte? Termini d'esposizione e poi forse è meglio, non so. Ok, dura quasi allora, forse quasi, però queste domande erano interessanti. No, se puoi rispondere adesso allora, sarò così molto, molto veloce nelle risposte, perché in fondo avete sollevato questioni che abbiamo un po' toccato. La prima questione, il ruolo del Senato rispetto all'Unione Europea, è vero? Allora, se io vado a vedere l'articolo 57, ci dice che il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali, su questo io ho già ragionato un po', dicendo che bisogna vedere se le rappresenta davvero, questa è un po' la sintesi del discorso, e c'è tutta la questione della scelta dei senatori, su cui magari torniamo fra un attimo, perché avete aggiunto qualcosa. Poi si dice che il Senato partecipa a decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione Europea. E poi si dice che il Senato funge da raccordo fra lo Stato, gli enti costitutivi della Repubblica e l'Unione Europea. Quindi c'è un'indicazione di questo tipo, il Senato come raccordo, organo di raccordo rispetto all'Unione Europea, e poi partecipa a decisioni che riguardano la formazione e l'attuazione. Sapete che ci sono due percorsi, da un lato gli atti normativi europei devono essere risultato anche di un contributo che viene dal basso, e poi il problema dell'attuazione a livello nazionale, quindi per esempio tutta la questione delle direttive che devono trovare recepimento nel nostro ordinamento. Allora, molto interessante ed è giusto, attenti bene, non è un compito esclusivo del Senato, è ovvio, perché per dare per esempio attuazione al diritto europeo occorrono delle leggi, per esempio le leggi delega, e quindi dice la Camera su tutta una serie di materie. Perché sto dicendo questo? Per dire che sono anche indicazioni interessanti, ci cioè sono altre che riguardano per esempio l'attuazione delle politiche, il controllo. Questo articolo 57 dice delle cose stimolanti in merito, è il tentativo di dare un ruolo al Senato che non sia meramente sovrapponibile a quello della Camera. Si tratta di capire quanto saranno operative queste indicazioni. Su questo punto in particolare non è solo il Senato, diciamoci, non può essere solo il Senato l'interlocutore dell'Unione Europea, ovvio, anzi sarà soprattutto la Camera, dove decisioni più pesanti in merito al rapporto dell'Unione Europea verranno prese su tutta una serie di materie. Aggiungo di passaggio, anche per esempio, che devo una risposta in sospeso, c'è tutto il problema, sapete, del riparto delle competenze fra Senato e Camera, se volete diciamo qualcosa su questo. Il Senato avrà queste competenze, diciamo, interessanti, ma tutte da verificare, ecco, non sto dicendo che siano sbagliato immaginare il Senato così, si tratta di capire se funzionerà davvero, e avrà però anche competenze legislative. Perché non è corretto dire che il Senato viene completamente sfilato dal procedimento legislativo. È vero che non sarà più un sistema paritario, ma il Senato continuerà a approvare leggi. Allora, in particolare, come immagino sappiate, c'è un elenco di materie, non particolarmente diciamo trascurabile, di materie per le quali resta l'attuale situazione, cioè Camera e Senato dovranno deliberare lo stesso identico testo, cioè il procedimento è bicamerale, per esempio le riforme della Costituzione continueranno ovviamente, direi ovviamente, a vedere coinvolto sia la Camera che il Senato, e poi altre materie, non so, tutte le minoranze, la questione del referendum, e di enunciarlo. Quindi per una parte, diciamo, delle decisioni piuttosto significative il Senato resta decisivo, perché si modificherà la Costituzione, si approverà una legge, la legge elettorale o la stessa legge elettorale del Senato, soltanto se c'è la condivisione da parte del Senato. Il che, se me lo consentite, mi porta ad aprire una parentesi, sperando di non complicare, che è la seguente. Ho scritto una nota su questo, molto breve, ma mi sembra
ne vado orgoglioso. Perché voi sapete che le cose stanno andando in questo modo. Tutti i sondaggi ormai da un po' di tempo a questa parte ci dicono che cosa? Ci dicono che se andasse al ballottaggio con la legge elettorale che è entrata in vigore da pochi giorni, vincerebbe il Movimento 5 Stelle, parlo in maniera molto concreta e di libertà. Ormai è un indice, diciamo un indirizzo costante, l'ultimo anche stamattina l'ho letto. Aggiungi che, come sapete, le amministrative hanno visto vittorioso questo movimento e gli osservatori, gli analisti dei risultati elettorali ci dicono che è un trend dal 2010 in avanti, cioè che il Movimento 5 Stelle ha la capacità di prendere i voti del terzo escluso. Allora, questo mi porta a dire che cosa? Che se dovesse confermarsi questo quadro politico, noi avremo una situazione di questo tipo. Si va alle elezioni prima o poi, per esempio nel 2018, il Movimento 5 Stelle vince il ballottaggio contro per esempio il PD o la coalizione di centrodestra e quindi ha la maggioranza assoluta alla Camera in base alla legge elettorale, ma non avrebbe la maggioranza del Senato, perché al Senato invece sarebbe maggioritario con le probabilità il PD, perché il PD governa la gran parte delle regioni. Non so se è chiaro. Quindi tu avrai un sistema nel quale una Camera, la Camera politica, sarà in mano a questo movimento e l'altra Camera sarà in larga parte, diciamo, comunque risponderà al Partito Democratico o comunque il centro-sinistra. Questo, se fosse oggi, sarebbe drammatico perché non avremmo un governo, ma a quel punto un governo ce l'avremo, perché il governo sarà il Movimento 5 Stelle, perché la fiducia sarà solo sull'asse con la Camera. Ma per tutta una serie di altre decisioni sarà comunque un problema, per esempio, ed è da qui ho aperto la parentesi, per l'approvazione di queste leggi bicamerali. Tutta una serie di leggi, anche importanti, l'attuazione del referendum, la tutela delle minoranze, le modifiche del testo costituzionale e via discorrendo, avremo probabilmente una situazione nella quale non si riesce a approvarle queste leggi bicamerali, perché la prima Camera sarà in mano agli uni e la seconda Camera in mano agli altri. Per dirvi come, chiudo la parentesi, mettere mano a un sistema è complicato. Poi ti trovi in una situazione qua, quando tu l'hai immaginata la riforma costituzionale magari pensavi di vincere le elezioni e di andare tranquillo, poi magari non ci riesci, poi magari quando si vota ci riuscirai, non è questo il punto, ma ho premesso, se si conferma questo trend e questo andamento che abbiamo sotto gli occhi, con quei due elementi che dicevo, cioè i sondaggi favorevoli al Movimento 5 Stelle, la capacità del Movimento 5 Stelle, attenzione, di vincere i ballottaggi, abbiamo visto le amministrative e la stessa logica del ballottaggio, come sapete, c'è nella legge 52/2015, l'italico, tu hai che il Movimento 5 Stelle ha il governo, ma non riesce a fare alcune leggi, quelle bicamerali, perché il Senato si opporrà. Chiusa parentesi. Quindi, dicevo, il Senato resta una certa quota importante e decisivo per queste leggi bicamerali. Poi per tutte le altre sarà decisiva la volontà della Camera. Quindi abbiamo un sistema nel quale la gran parte delle leggi saranno decise solo dalla Camera, con, diciamo, elementi di complicazione, perché la legge approvata dalla Camera il Senato può chiedere di valutarla, ha un periodo di tempo, 10 giorni, entro il quale un terzo dei senatori può chiedere di discutere di quella legge, e anche lì non è chiarissimo, entro 30 giorni deve fare qualcosa il Senato, non è chiarissimo che cosa deve fare, deve per esempio presentare emendamenti al testo oppure esprimere semplicemente un parere sul quale poi decide in via definitiva comunque la Camera, questo è chiaro. Perché queste due alternative sono diverse? Perché se il Senato dovesse o volesse presentare emendamenti al testo, ecco, capite che il problema di cui si discute, i senatori che sono contemporaneamente consiglieri regionali, diventa un problema serio, perché per fare emendamenti devi lavorarci, anche se sei un consigliere che capisce poco, c'è bisogno di tempo, no? Se invece prevale la logica del parere, lo fai scrivere a qualche funzionario parlamentare, amen. Però se dovesse invece essere che il Senato deve discutere e votare emendamenti, devono stare a Roma un tempo abbastanza significativo, perché come sapete la tecnica normativa presuppone che lui propone il testo, io lo ribatto, ne discutiamo e poi votiamo, c'è bisogno di tempo. Vabbè, tutto questo come, diciamo, elemento di complicazione di passaggio.
Quello che è certo è che la riforma rispetto a un sistema attuale nel quale adesso noi facciamo essenzialmente abbiamo due modalità per fare le leggi. Una le leggi ordinarie con la comune e pari volontà di Camera e Senato e l'altra le leggi costituzionali. Noi avremo un sistema nel quale si moltiplicano i percorsi, perché avremo, ho detto, uno bicamerale come adesso, due avremo il sistema diciamo di base nel quale la volontà definitiva è quella della Camera, ma poi ci sono tutta una serie di varianti, per esempio se la modifica, se si tratta di approvare la legge del bilancio, lì l'intervento del Senato è obbligatorio e non è invece rimesso alla richiesta del Senato, se si tratta di discutere leggi per le quali lo Stato invoca l'intervento in materia regionale in base alla clausola di prevalenza dell'interesse statale, di nuovo è obbligatorio. Insomma, non voglio essere noioso su questo, ma per dirvi che noi avremo, per rispondere alla domanda, un sistema più articolato di quello attuale per quanto riguarda le competenze legislative, molti binari, lo dico così, molti binari, e di qui di nuovo le letture possibili. Quelli che difendono la riforma dicono ma comunque sarà un sistema che funzionerà perché basterà mettere il trenino sul binario giusto e poi si va avanti. Quelli che si oppongono dicono no, il rischio è il conflitto fra i due rami parlamentari, perché il Senato potrebbe eccepire dicendo questa legge che voi avete messo sul binario, che so, della decisione in via definitiva della Camera, in realtà dovrebbe stare sul binario decisione paritaria Senato-Camera, e quindi secondo quelli che ritengono che questo sistema sarà disfunzionale ci sarà un conflitto. La stessa riforma, come sapete, si pone il problema e ipotizza la soluzione. La soluzione sarà una decisione dei due presidenti, presidente della Camera e presidente del Senato. È una soluzione efficace? Ancora di nuovo a vedere, valutare la prassi. Anche lì mi sento di dire che tutto dipende da cosa sarà il Senato. Se il Senato sarà il doppio della Camera, ecco che ci stanno pochi conflitti, perché tu avrai la logica che la Camera è prevalsa anche al Senato, salvo lo scenario che vi ho detto un attimo fa, e poi avrai appunto che le decisioni vengono risolte su un piano di volontà politica rispetto al governo. Ma se invece il Senato fosse davvero rappresentativo delle regioni, tu potresti avere un contrasto serio, cioè il Presidente del Senato potrebbe opporsi alla soluzione d'intesa con il Presidente della Camera. Di nuovo, è uno scenario aperto, non sappiamo come andranno le cose. Il dato è questo però, che noi rispetto all'attuale situazione, molto semplice, due modi per fare leggi, leggi ordinarie uno solo, leggi costituzionali, avrai molti percorsi. A seconda delle ricostituzioni dei colleghi, qualcuno dice 8, qualcuno 10, qualcuno 12, perché poi ci sono letture un po' diverse. Ma comunque c'è una moltiplicazione dei procedimenti. Qualcuno ritiene che questo non sarà elemento di disfunzionalità per le ragioni che ho detto, qualcuno teme che potrebbe esserlo. Devo una risposta a Francesco per quanto riguarda l'Italia come territorio, è una grande questione, no? Il rapporto con l'Unione Europea, il problema dei livelli di governo, oggettivamente noi ne abbiamo molti livelli di governo, perché abbiamo il livello locale, il livello comunale, poi abbiamo il livello provinciale, poi abbiamo le regioni, poi abbiamo il livello statale e poi nel 1954 in maniera sempre più pervasiva abbiamo un livello sovranazionale, quello dell'ordinamento adesso dell'Unione Europea. Di qui la riflessione di molti di razionalizzare il livello di governo, di qui forse anche la scelta di questa riforma che elimina uno di questi livelli, che è quello provinciale, e quindi va nella direzione di una razionalizzazione, perché si rende conto che furono troppi quelli subnazionali, diciamo, quando, come tutti sappiamo, molte ormai decisioni si discutono altrove rispetto all'Unione Europea e quindi a Bruxelles. Ma anche lì, anche questa è una delle questioni più difficili da affrontare sul piano dell'ingegneria, come intervenire sui livelli di governo. Per esempio, togli le province e hai risolto la questione? Probabilmente no, a parte la questione che veniva prospettata, togli le province, togli un livello di rappresentanza, questo è l'obiettivo. Passasse la riforma, io anche adesso in realtà non voto più per i consiglieri provinciali.
Ma a parte questo, il problema è che la stessa riforma si rende conto che non basta togliere quel livello, perché c'è il problema della cosiddetta area vasta, e c'è quindi una norma transitoria che dice che poi ci sarà una legge statale che dovrà eventualmente predisporre qualche meccanismo di area vasta, perché il dato, tutti voi lo conoscete, del nostro sistema, dato che noi abbiamo un frazionamento elevatissimo del livello comunale, famosi 8.000 e passa comuni, fino al livello dei comuni di polvere, che dunque è un livello già di per sé disfunzionale, perché alcune competenze, per essere esercitate in maniera efficiente, presuppongono un peso, una grandezza che non abbiamo. E quindi c'è il problema della, diciamo, cooperazione fra i livelli comunali, il problema della gestione dei servizi di area vasta. Un comune di 500 abitanti non riesce a gestire certi servizi, perché per loro natura quei servizi richiedono, per essere esercitati in termini di economia e di efficienza, un soggetto più pesante e più grande. Quindi capisco l'osservazione, ma questo dischiude molte questioni, insomma, sui livelli di governo. Aggiungo che poi il problema è quali governi, quali livelli mantieni, devo cercare di dire qualcosa, ma soprattutto che cosa fai fare questi livelli. Per dire, io personalmente mi sono occupato recentemente della questione delle macro regioni. Sapete, un'altra risposta possibile, l'ho accennato adesso, che viene prospettata, e c'è anche una proposta di legge di parlamentari marchigiani, un'altra proposta possibile è di aggregare le regioni addirittura, sempre questa prospettiva, diciamo, di concentrare, saltano le province. Si cerca di incentivare, anche la legge del Rio lo fa, l'aggregazione, le fusioni, le unioni comunali, e la proposta sarebbe addirittura di rideterminare le aree regionali. Tutto molto interessante, tutto da discutere, ma ci sono una serie di aspetti molto problematici. Che cosa fai fare alle macro regioni, per esempio? Le stesse cose che fanno le regioni? Come delinei i nuovi confini? Certamente saprete che, per quanto riguarda le piccole Marche, ci sono due proposte che mettono le Marche con un asse o con l'altro, l'uno l'asse adriatico, l'altro Toscana Umbria, e sono due proposte che vengono dal Partito Democratico. Tre, uno degli argomenti che vengono addotti a sostegno di questa riconsiderazione, diciamo, degli organi sul territorio, delle macro regioni, è il risparmio. Se voi andate a vedere queste proposte, tutti dicono: in questo modo risparmieremo, che sapete è una delle chiavi di lettura, lo dico di passaggio, perché c'è nel vostro volantino, della riforma. Allora, anche lì bisogna un po' ragionare, ma si risparmia davvero semplicemente facendo macro regioni? Io non lo so, vorrei vedere i dati. Quello che so è che tutte le volte che si è fatto qualcosa, da ultimo la legge del Rio, che ha fatto saltare le province in nome del risparmio, al dunque si è scoperto che abbiamo risparmiato ben poco. Anzi, non vorrei passare per conservatore, ma semplicemente per uno che vuol toccare. Anzi, ogni volta che fai una riforma, ogni volta c'è un costo che paghi, perché per andare a regime tu hai una fase nella quale spendi risorse amministrative, politiche e quant'altro per andare nel nuovo assetto. Questo non è un argomento per non fare le riforme, anzi. Di passaggio, io sarei decisamente per abbandonare la linea che ha caratterizzato il nostro paese sul livello comunale, che è quello di semplicemente incentivare le unioni comunali. Non funziona. Altrove, in altri paesi, le hanno imposte in maniera autoritativa, perché ormai è lì il problema grande del funzionamento del nostro sistema istituzionale. Capisco l'attaccamento di molti di noi ai nostri comuni, ma se tu hai un comune di 500 abitanti non fai nulla, non reggi. E allora noi in tutti questi anni, c'è stata una linea costante, abbiamo le leggi che cercano di incentivare, come sapete, le fusioni e unioni, ma se ne fanno 3, 4, poche, insomma, non si hanno risultati significativi. Quindi lo dico perché non sono, come dire, affezionato alla situazione attuale. Mi rendo conto che occorre intervenire sui livelli di governo, ma spero di aver dato qualche elemento per riflettere, non è facile per nulla. Dove aggredisci la questione? A livello regionale facendo le macro regioni, dando la spiegazione di cosa si risparmia? A livello comunale? Semplicemente ti accontenti del fatto che fai saltare le province?
questioni di grande complessità sui quali occorre un po' riflettere, il dibattito politico almeno, quello tecnico un pochino più avanzato perché si discute queste questioni da decenni, il dibattito politico è molto... Non c'è. E comunque anche queste proposte che io ho avuto modo di vedere sono proposte assertive. Ti dico, con le macroregioni risparmieremo, con le macroregioni tutti saranno più contenti. Magari è vero, però bisogna che me lo dimostri. È vero quello che diceva poi Nazareno sull'elemento ulteriore di contraddizione nella composizione del Senato, perché i 5 senatori scelti dal Presidente della Repubblica per 7 anni non rispondono alla logica che dice la riforma. Sono tutto tranne che rappresentativi delle istituzioni territoriali. Ma questo punto qua nessuno l'ha difeso, anche nelle audizioni i colleghi o le cose che scrivono, diciamo, gli studiosi di questi temi, nessuno nei mesi e negli anni ormai scorsi ha difeso questo punto, però è rimasto, ve la dice lunga anche di come funzionano i processi di riforma costituzionale, che hanno un loro grado di resistenza alle osservazioni critiche. Questo punto qua perché c'è ancora? È contraddittorio ictuoculi. Tu vedi che quei 5 lì non rappresentano istituzioni territoriali, allora se il Senato, c'è scritto nella riforma, deve rappresentare istituzioni territoriali, perché ci sono quei 5? Resta il fatto che sono rimasti ulteriore elemento di contraddizione, anche se la questione fondamentale per il Senato è quella che vi dicevo e che riassumo così: se saranno selezionati secondo logiche, e rispondo anche a un'altra osservazione, secondo logiche partitiche, probabilmente il Senato sarà un doppione della Camera. Tu puoi dire mi piace o non mi piace, ma risponderà a quelle logiche di funzionamento, cioè ci sarà una maggioranza che farà quello che dice il governo, ok? Molto semplicemente. E invece se dovesse essere quello che la riforma promette, avremo un sistema diverso nel quale il Senato risponderà a logiche diverse, che sono quelle degli interessi territoriali e non quelle dello scontro maggioranza-opposizione. Di passaggio, due osservazioni quindi sul governo e sui soldi, che sono importanti. Chiaramente, lo sapete tutti, penso, ne siete tutti convinti, non si fa una riforma costituzionale in nome del risparmio delle risorse economiche. Questo è vergognoso, posso dirlo? Io non sono un oppositore della riforma, come ho detto in partenza. Ma se tu metti nel titolo della riforma, come c'è, che uno degli obiettivi è risparmiare, mi racconti qualcosa che non mi convince. Le riforme costituzionali non si fanno in nome del contenimento della spesa pubblica. Soprattutto se viene prospettata riducendo la sovranità popolare e la capacità di rappresentare. Questa è un'ulteriore ragione. Però sì, sicuramente il dato è... I partiti funzionano, cioè a livello elettorale sono degli spot che funzionano, certo. Perché c'è un clima demagogico che imputa tutti i problemi nazionali allo spreco, e effettivamente ci sono stati degli sprechi e degli abusi sia da parte della pubblica amministrazione, che tante volte sono stati risolti a livello amministrativo con le unioni comunali, perché molti paesini, ad esempio da dipartimenti di 4.000 abitanti, molti servizi amministrativi, ragioneria, oppure servizi, che ne so, sono stati vinti. Quello funziona, però a livello di spot funziona, perché a chi interessa il fatto che una Costituzione è fondata innanzitutto su valori costituzionali ad oggi e su cose concrete? Ma tutto si risolve ad una logica di risparmio, certo. Ed è degradante. Sono molto d'accordo con lei, e questo però mi deve un po' preoccupare, perché sarà dura fare la campagna per il no, perché questo argomento qui ancora oggi è un argomento che ha una larga accoglienza da parte dell'opinione pubblica, certamente sì, chiaramente, così come la riduzione del numero dei senatori, tutti gli argomenti che vanno nella direzione di solleticare, diciamo, un sentimento diffuso. Ma non si poteva ridurre lo stipendio? Certo, no, le soluzioni erano alternative. No, lo dico semplicemente perché chi sceglie di fare campagna per il no ha la strada in salita, questa è la mia impressione. E anche rispondono in voto, perché a chi interessa? È vero che il Presidente del Consiglio ha cercato di favorirvi con la personalizzazione, che è stato un grandissimo favore che vi ha fatto, però se ne è accorto, avete visto che ormai nelle ultime settimane questo... Leggevo ieri sull'Unità un articolo molto divertente, partizzare il referendum, cioè la nuova linea è non politicizzarlo e quindi neanche personalizzarlo,
mandare nel merito, perché quello è stato un grandissimo favore che ha fatto agli oppositori. Comunque sarà più forte di lui. Come andranno, come le cose, nessuno lo sa, sapete che anche i sondaggi sono un po' così, ne ho visto uno stamattina che dà vantaggio il sì, ma comunque il dato più significativo è l'incertezza, qualcosa come il 40% delle persone non sanno ancora quello che vorranno fare, quindi c'è molto, molto terreno da arare sia per gli uni che per gli altri. Cosa stavo dicendo? Dei soldi, quindi io sono un po' indignato su questo, non si fanno riforme istituzionali in nome del risparmio delle risorse, questo è abbastanza secondo me criticabile, insomma. Anche perché appunto poi è un argomento semplicemente retorico, perché poi si tratta di capire quanto, lo leggo fino al vostro volantino, il risparmio sarà effettivo. Tocco l'ultimo punto, che è la questione del governo, se Roberto me lo consente, perché in realtà diciamoci le cose come precisamente, la riforma non cambia la forma di governo, resterà governo parlamentare, cioè rapporto di fiducia fra maggioranza e governo, quindi da questo punto di vista l'allarme di alcuni che dicono il sistema è a rischio, c'è un sistema di involuzione democratica, è un allarme infondato. Questo testo, se io lo leggo e se lo capisco, due cose che vanno dimostrate, la prima sì, la seconda è un po' più difficile, però questo testo non cambia la forma di governo, resta governo parlamentare, quindi avremo un governo che resterà in carica fin tanto che avrà la fiducia della maggioranza. Bene, ciò non di meno però, per alcuni aspetti questa riforma rende più forte il governo, fermo restando il quadro governo parlamentare, ci sono almeno due ragioni per le quali il governo sarà più forte di oggi, e dirò di passaggio, c'è anche scritto librino, che il governo già oggi è molto forte, ok? Il dato di partenza, la ragione per la quale questo punto, che non è diciamo così evidente, però io ritengo che vada tematizzato, il dato di partenza è che noi adesso abbiamo un governo molto forte rispetto al Parlamento, il trend degli ultimi anni, immagino lo conosciate, è quello nel quale nel rapporto fra governo e Parlamento è il primo soggetto che si è via via fatto più forte rispetto all'altro, per tante ragioni, pensate semplicemente, faccio un esempio soltanto, all'uso della decretazione d'urgenza, e quindi il vero legislatore, quello effettivo, è il governo, nelle varie formule che questo assume, oppure anche all'uso di certi strumenti come la questione di fiducia o i maxi emendamenti, potremmo a lungo parlare. Però il dato di partenza è questo, noi abbiamo già di fatto un governo molto forte, almeno nelle ultime due o tre legislature, e quindi adesso in questa tredicesima, nonostante che sia una legislatura molto complicata, perché abbiamo un assetto tripolare, però resta il fatto che il governo è centrale, lo vedete, i giornali non parlano delle proposte dei partiti o del dibattito parlamentare, parlano di ciò che il governo vuole, la stessa riforma il governo l'ha voluta e il Parlamento l'ha approvata, la maggioranza. Ora, questo è il dato di partenza, su questo aspetto quindi, fermo restando che il governo resta parlamentare, ci sono almeno due effetti comunque indiretti e significativi. Il primo, il governo si rafforza per la ragione che dovrà avere la fiducia solo di una Camera, questo è un elemento oggettivo di rafforzamento, perché quelle situazioni che si sono presentate, il governo Prodi piuttosto che altri, nei quali il governo traballa perché non ha una chiara fiducia al Senato, non ci saranno più per definizione, quindi già soltanto modificando il bicameralismo paritario, attribuendo il rapporto di fiducia solo a una Camera, tu rafforzi il governo, perché non ci saranno più quelle situazioni di incertezza e quindi di debolezza del governo. Secondo elemento, prima quando parlavamo dei procedimenti legislativi non abbiamo detto che viene introdotto un nuovo procedimento, tutto nuovo, che è il procedimento di voto a data fissa, che è una corsia preferenziale per il governo che entro 70 giorni ottiene l'approvazione da parte della maggioranza di un testo di legge che ritiene importante e fondamentale per l'attuazione del suo programma. All'inizio addirittura, ed era molto più discutibile, non era solo la data fissa ma era anche bloccato, che era una cosa assai più discutibile, cioè occorreva votare il testo così come lo aveva proposto il governo. Adesso la cosa è assai meno problematica. Ma che cosa vi dice? Vi dice che il governo avrà un altro strumento ulteriore, di nuovo
si può discutere, è elemento oggettivo di rafforzamento o meno. Qualcuno dice, ma no, non ti preoccupare, perché questo consentirà per esempio al governo di approvare meno decreti legge, cioè di utilizzare meno gli le altre leve. Vedremo, di nuovo corre la controprova che non abbiamo, come sarà la prassi. Molte delle cose che ho detto oggi pomeriggio corre verificarle, ci rivediamo fra tot tempo e per vedere se le cose sono andate in una certa direzione. Quello che è certo che almeno dipende da come va, se siete bravi a bloccarlo, diciamo così, la proposta di modifica. Però quello che è certo è che anche il governo in almeno due profili diventa più forte, perché non avremo più maggioranze traballanti. Aggiungi che ulteriore rafforzamento su questo primo punto viene dalla legge elettorale. La legge elettorale attribuisce una maggioranza del 54% alla Camera, quindi tu avrai una maggioranza molto coesa, anche perché sarà un solo partito, dopo che Berlusconi per ragioni inspiegabili ha ceduto su quel punto. Quindi avrai un partito che sostiene un governo e una sola Camera che esprime il rapporto di fiducia. Quindi questo è un elemento oggettivo di rafforzamento, e poi c'è anche questo altro aspetto. E sì, poi quello sono altri elementi di critica possibili sulla legge elettorale. Quindi, perché sto dicendo questo? Per dire semplicemente che anche sul punto del governo, anche se non è, diciamo, l'obiettivo diretto della riforma, che incide su altri aspetti, i due principali abbiamo cercato di raccontarli, e cioè il bicameralismo e il rapporto Stato-Regioni, ma incidendo su quei due piani, comunque ha un effetto anche sull'assetto della forma di governo, che non mi rimangio le parole, resta parlamentare, ma viene accentuato quel trend, quel fenomeno che ha caratterizzato l'evoluzione della forma di governo negli ultimi anni, e cioè un'evoluzione nella quale il governo è sempre più centrale. Negli anni 70 si diceva che la centralità del Parlamento, tutto questo non è più vero. Il nostro è un sistema parlamentare resta tale, ma centralità del governo. Può piacere o non può piacere, è così anche altrove. Se vado in Germania o in Regno Unito è così, e sono sistemi pure parlamentari con alcune differenze. Però questo è il dato. E allora la riforma ha un effetto anche su questo piano. L'ultimo giro di domande. Anche perché adesso deve convivere per la direzione ovviamente lo faccio. Sì, parlo. Voglio farle una domanda, e cioè se secondo lei noi abbiamo parlato della seconda parte, la Costituzione. Però vorrei un giudizio tuo sulla possibile ripercussione di questa modifica, di questa riforma costituzionale sulla politica, la specificazione di questa richiesta di quali aspetti tra i diritti fondamentali eccetera potrebbero essere bloccati. Mi dà un aspetto questo importante di più. E secondo, e mi rivolgo a lei nella qualità sua di costituzionalista, io mi chiedo, di fronte a questa situazione di incertezza totale, perché c'è un testo, lei ha iniziato dicendo che oggi la tecnica legislativa è pessima, nel senso che le leggi sono formulate in modo veramente e a volte forse completamente inconcepibile. Questo mi pare si sia ripetuto anche in questa riforma costituzionale, tanto che lei stesso ha concluso l'intervento su vari punti dicendo spesso vedremo, usando spesso il condizionale, perché oggi, ripeto, il testo è quantomeno nebuloso negli stessi profili. La funzione della Corte Costituzionale sotto questo aspetto è ipotizzabile? Cioè ci troveremo in una situazione, qualora dovesse passare tutto, per cui la Corte Costituzionale, che raccomanda sempre le interpretazioni costituzionalmente orientate quando giudica delle leggi, dovremmo attendere o aspettarci anche un intervento della Corte Costituzionale che ci chiarisca lo stesso funzionamento, lo stesso aspetto della Costituzione in base alla quale dovrebbe poi andare a giudicare eventuali conflitti? Grazie. Questa non è una domanda, è una segnalazione.
domani, proprio su questo punto che ha avanzato il signore, alle Canate abbiamo invitato Giuseppe Ugo Rascigno, che appunto porta, diciamo, porterà avanti la sua tesi, per cui in realtà anche i diritti fondamentali della prima parte verranno toccati da questa riforma della seconda parte. Quindi allora alle ore 18 al Centro Culturale Ponte San Lorenzo, che è in via Aldo Moro, vicino al liceo scientifico. Viva le Canate, via. Vedrete che Rescigno è un oratorio, quel pezzo lo conosce. Mica. Buonasera. Buonasera. Mi sento un buon amico, mi dicevo. Parlo via estinzione. Era quella provincia, ma non ci siamo perché ci si sono accorti che i cittadini vengono compromessi su pizza. E quella famosa scandalosa, meglio non ne parlo, poi voglio parlare della riforma, la scandalosa riforma, abbiamo la parola di quella di chi non c'è a noi, cioè di quei paroli tassi, analizzare le compromessi alla mia. Quello che ha detto lei, spiegandolo questa riforma, ha forzatamente un convincimento. Al di là del mio aggettivo che è scandaloso, una riforma che veramente è la peggiore che io non le ho, cioè che forza di convincimento in base alla felicità, si sposta, un attacco a tutti i diritti della democrazia per raccogliere proposte di una legge di troppo fanno farla riprendo. Poi la signora Gianari avranno tempo di occuparsi di questioni importanti che lei ha accennato, avranno il tempo, cioè nominati dal Consiglio regionale, avranno tempo, fai sì, non cerchiamo il mandato, perché hai mandato dalle cercare l'immunità, altro scandalo. Quindi il sindaco, il presidio, che verrà senatore. Quindi anche se invece non avrà doppia, poi quella faccenda che lei diceva, ma rappresenta il territorio, non sarà così, non è senso, no, non la rappresenta, significheranno tutte le logiche della tua pubblica. E lì nelle province ha creato problemi ai cittadini, all'ambiente. Non lo tutela l'ambiente, non dici nulla, sì, l'ambiente va tutelato. Mettici qualcosa in più, facciamo la polizia unica, rapportiamo la vigilanza, Italia, meriteresti la condanna, per come è successo negli anni che non sappiamo perché, ci sono le vittorie della polizia commerciale, stai eliminando la forestale per una follia di risparmio che non è, tutta la situazione, tutti i cittadini, tutti ci stanno dicendo non è così. Vuoi razionalizzare? Fai una cosa unica, per quanto ci vuole. Dopo, parto, chiudo questa parentesi, quindi perché dovremmo guardare i sindaci? Io sono preoccupato, cioè, in base a quello che lei ha detto, sono seriamente molto. Perché non vedo, poi, cioè, funziona, ma poi la scopo che funziona, poi non sappiamo quale sarà il risultato. Lo spacchettamento, ma non si può spacchettare. La dobbiamo votare a quello che ho detto lei prima, che fare poi di sì, poi no, che succede? Caos. E la RAI sta informando seriamente le ragioni di sfida, sta dicendo no, cioè io come cittadino che ti do questi soldi, come adesso mi volete, che sono in dispendio, dopo che ho visto quegli stipendi quattro giorni fa, vergognarsi no, un po' di vergogna no, io lo vorrei dire anche ai parlamentari, altro che non faccio politica. Non si vergogna più nessuno. No, cioè rappresenterete le ragioni del no, vi farete sentire. Cioè, va bene, sì, va bene. Pongo a lei questi quesiti, perché sinceramente io, ma penso molto, siamo preoccupati. Io sono... Direi. Allora, sarò... veloce, quindi soddisfacente, ma perché vedo che l'ora, come si dice, l'ora tarda. Allora, comincio dall'ultimo punto, che l'informazione è un punto fondamentale, perché ho detto che la gran parte, un numero significativo delle persone sembrerebbe non avere ancora idee chiare, quindi spazio per informazione ce ne sarebbe, perché le questioni, abbiamo visto oggi pomeriggio, sono complesse, perché il tema è vitale.
con il paradosso, aggiungo, del caso, è vitale per le persone, ma molti la percepiscono lontano, attenti, molti queste questioni non le percepiscono come importanti per loro, quindi molti non andranno a votare, è difficile appassionarli a questi temi, li capisco anche, e sono questioni complesse, tecniche, che riguardano il potere. E sapete il sentimento di distanza, di discredito delle classi dirigenti, per cui oggi è molto difficile appassionare strati dell'opinione pubblica a temi che riguardano il potere. Quindi, insomma, abbiamo parlato di potere, chi fa che cosa, chi decide e chi ne ha di più e chi ne ha di meno. Quindi il problema di informazione vitale, sapete anche che non avendo conseguito il numero di firme necessarie, il no non avrà accesso a tutta una serie di spazi, perché questo è quello previsto dalla legge del 1970 sui referendum. E un altro aspetto che lei ha toccato è la questione delle province. Aggiungo al quadro che lei ha descritto, mi viene in mente questo, che le province, ho già detto qualcosa prima rispondendo sul problema di livello di governo, sono proprio un esempio da manuale di come non si dovrebbe intervenire su questi temi. Noi cosa abbiamo fatto? Governo Monti, ve lo ricordate? Governo Monti con decreto legge aveva tentato di chiudere le province in concreto. Poi qualcuno che si chiama Corte Costituzionale ha ricordato, guarda, tu non puoi con decreto legge togliere un ente che è previsto dalla Costituzione. Io capisco che Monti e i suoi erano prevalentemente orientati a considerazioni, diciamo, economicistiche, però era per dirvi come l'emergenza, erano gli anni delicati, 2011, tutte le cose che sappiamo e non ripeto perché non c'è tempo, ha portato a interventi sconclusionati su questo piano dei livelli di governo. La stessa legge del Rio, che non abbiamo, diciamo, tempo di approfondire, è molto complessa, aspetti positivi e negativi, io sono anche l'osservatorio regionale qui delle Marche e ho visto molti aspetti, diciamo, di complessità della questione. Però è, appunto, è una legge che ha creato problemi a cascata, nel momento in cui è intervenuto su questo livello di governo che è rimasto ma è stato spolpato e trasformato. Per quanto riguarda le questioni che poneva Valdesi, se ho capito bene, vero? Valdesi, scusa. Allora, risponderò così. Per quanto riguarda gli effetti sulla prima parte, io vedo questo, che potrebbero esserci effetti indiretti sulla prima parte della Costituzione, che abbiamo detto non è toccata, salvo per un minimale intervento sull'articolo 48, se dovesse accentuarsi quel trend che dicevo un attimo fa, cioè se il governo dovesse diventare molto più forte, quindi la maggioranza molto più forte, anche per effetto del raccordo di cui sapete benissimo fra la riforma e la legge elettorale, tu potresti avere che cosa? Che una maggioranza avrebbe, come dire, rispetto alla situazione attuale, molto più diciamo, spazio di manovra per intervenire su una serie di partite che riguardano anche i diritti. Fermo restando che le garanzie non saltano, cioè la legge eventualmente approvata da quella maggioranza che dovesse limitare alcuni diritti, non so, sociali per esempio sulla sanità, sarebbe comunque sottoponibile al giudizio della Corte Costituzionale. Però chiaramente c'è più, diciamo, spazio se questo trend dovesse accentuarsi. Però la riforma non è pensata per questo, potrebbe essere un effetto indiretto se le cose dovessero andare in un certo modo, non so se è chiaro, per come la capisco io. E questo è molto corretto, l'altra questione che dicevo, c'è un ruolo fondamentale della Corte Costituzionale in tutto questo. E intanto perché alla Corte viene attribuito un nuovo compito, l'ho accennato di passaggio, che è giudicare sulle leggi elettorali in via preventiva, che è un compito molto controverso. Da un lato sembra intelligente, e lo è, prima di trovarci di nuovo in una situazione drammatica come quella della sentenza 1/2014, che ci dice che la legge elettorale in base alla quale abbiamo eletto il Parlamento è incostituzionale, prima di trovarci in questa situazione facciamo un giudizio preventivo. Quindi, però in questo modo si attribuisce alla Corte un compito complicato, perché il giudizio adesso è un giudizio concreto, dicevo di passaggio, che significa che la Corte non giudica astrattamente dell'incostituzionalità, ma giudica guardando agli effetti che si sono in concreto prodotti nei tribunali, nell'applicazione, quindi è il giudice che gli solleva la questione e dice guarda che la Corte, questa legge è incostituzionale perché produce questi effetti.
Invece noi abbiamo che cosa? Che quel giudizio sarebbe preventivo ed è un giudizio più complesso, più astratto. E quindi il rischio è di tirare la Corte dentro un giudizio, uno più complesso, due che non è politico, perché la Corte speriamo resti un organo non politico, ma che sarà più difficilmente difendibile, diciamo, da accuse di politicizzazione, perché gli uni diranno ecco avete salvato la maggioranza e gli altri diranno ecco avete affossato la maggioranza perché quella legge lì l'avete giudicata incostituzionale. Un altro aspetto che forse valorizzerà ulteriormente la Corte in termini problematici sarà il giudizio che forse si dovrà prospettare sulle decisioni dei Presidenti della Camera e del Senato, se non si mettono d'accordo. Come si fa? Cioè, è impugnabile eventualmente l'intesa che raggiungono? Tutti questi sono aspetti che noi ancora non conosciamo. È ipotizzabile che magari raggiungano l'intesa, ma quell'atto lì, quell'intesa, è impugnabile davanti a un giudice, quindi alla Corte Costituzionale? Forse sì, perché non è esclusa l'impugnazione di quel atto. Per dire che spazi se ne aprono, inevitabilmente, ma non perché è fatta male, non bene, e questo uno di voi, anzi tutti voi avete un'opinione precisa, io ne ho una più articolata, ma insomma non è per questo, per semplice motivo, quando metti mano, chiudo su questo, al sistema istituzionale, cambi, sposti, righe, e metti un potere un po' di più di qua, un po' più di là, inevitabilmente si aprono questioni applicative. E quindi, per esempio, il ruolo della Corte potrebbe essere un ruolo che viene valorizzato in termini che ancora non ci sono chiari e che mettono la Corte in difficoltà, con decisioni che possono risultare in politiche di quelle che devono essere. Sì. Noi arriviamo